Buonasera, oggi è 22 giugno ed è mercoledì e siamo vicino alla mezzanotte sulla battigia di Bellaria, una serata stupenda in mezzo agli ombrelloni vuoti e mi veniva in mente quel verso di Isaia che dice nella tornare a me, nel riposare in me sarà la vostra salvezza e nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. La nostra forza non sta nel cercare di risolvere le cose con le nostre forze. La nostra forza sta nel permettere a lui di operare nella nostra vita. Questo non significa che non dobbiamo fare niente. Qualcuno disse un giorno, tu fai tutto ciò che è possibile, ma non cercare di fare l'impossibile, perché l'impossibile è un suo lavoro, è una sua specialità. Un attimo. Non cercare di fare l'impossibile, tu fai tutto ciò che è possibile. Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. La Bibbia dice che non è né per forza né per potenza, ma è per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. Non è nella nostra abilità, non è nella nostra capacità, non è nella nostra forza. Nella calma e nella fiducia starà la nostra forza, nel lasciare operare Lui, nel riposarci in Lui, lasciare che Lui possa agire. Fidati di papà, fidati di Lui. Questa è la cura migliore contro l'ansia, nella calma e nella fiducia. Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. Buonanotte a tutti.